Martedì avevo una gara in pista, un 3000 metri, bello tirato, con un sacco di gente. Poi era proprio qua, a Trento. Ed io che quest'anno ho fatto veramente poche gare in pista, ma veramente poche, per destino avverso, diciamocelo però, anche e soprattutto per colpa mia, beh, almeno a questo appuntamento ci puntavo. Ci puntavo da parecchio tempo. Sapete, in questo genere di gare in cui arriva gente da tutta Italia, per l'esaltazione è più facile andare oltre i propri limiti. Ed io che finalmente sentivo un po' la forma crescere, beh, ero sicuro di fare qualcosa di buono. Almeno il primato personale che su questa distanza manca da parecchio tempo. Dunque ero piuttosto carico. Solo che poi io quella gara non l'ho fatta. Non sono partito. NP. Che poi NP non sarebbe nemmeno il termine corretto, perché non mi sono nemmeno confermato all'iscrizione. Proprio avevo deciso prima di non farla quella gara. Quel giorno mi sentivo stanco, avevo le gambe vuote e il mal di pancia. Probabilmente era un virus. Sono andato a dormire e primo pomeriggio, quando mi sono svegliato, mancava credo un'ora e mezzo. E mi sono detto, un'ora e mezzo devo fare un 3000 a tutta. No, non gareggio. Come mi sentivo in quel momento? Beh, sicuramente amareggiato. Succede quando prepari un obiettivo per tanto tempo, sai di avere poche opportunità, almeno per quanto riguarda le gare in pista, e poi proprio quel giorno ci si mette la sfortuna. Ma d'altra parte va così. Ma non era solo l'amarezza che provavo. In un certo senso mi sentivo anche un po' in colpa. Sì, mi sentivo in colpa. So che può sembrare strano, perché in effetti stavo male, e l'ho dimostrato anche i giorni successivi, tuttora, mentre corro mi rendo conto di essere un po' debilitato. E dunque, cosa ci stavo a fare in un 3000 metri quel giorno, per come stavo? Però mi sentivo comunque in colpa. Ed è qualcosa probabilmente che gira nella testa di noi atleti. Almeno nella mia. Un dubbio. C'avevo questo dubbio assurdo, ma quello che sto provando in questo momento, questo malessere, è qualcosa di reale oppure me lo sto inventando? È uno stratagemma della mia testa per non farmi correre, per non farmi durare fatica, perché in fondo sono un arrendevole, uno che non riesce a dare tutto se stesso e alla prima difficoltà si tira indietro. Ripeto, totalmente infondato. Ma era quello che stavo pensando e contribuiva a farmi stare piuttosto male. Credo che si tratti di qualcosa di comune in noi atleti e che evidenzia un fatto. Il fatto che la carica emozionale, il nostro pensiero, ha un valore fondamentale durante una gara. In un certo senso è vero, quando corriamo per dare il meglio di noi, ci facciamo violenza, andiamo contro il nostro spirito di conservazione, che non sarebbe certo quello di morire dopo il traguardo, come gli atleti contenti di aver dato proprio tutto fanno dopo una gara. In ogni caso, anche quando non si sta male come nel mio, questa situazione sfortunata che mi ha impedito di correre, in ogni caso devi fare una certa violenza al tuo cervello. Solo che fortunatamente a posteriori posso dire che questa violenza per me sarebbe stata ingiustificata, e dunque, con tanta amarezza che rimane, ho fatto bene a non correre. Ma è anche vero che un atleta deve curare anche questo aspetto di sé. Deve essere da un lato estremamente lucido e calcolatore, analizzare il suo corpo, i segnali che riceve da esso e agire di conseguenza. E dall'altro deve, in un certo senso, riuscire a ingannare il suo cervello quando è richiesto, forzarlo a fare cose che le altre persone semplicemente non riuscirebbero a fare. Per un rifiuto istintivo a durare così tanta fatica senza nessun altro senso, soprattutto per gente come me che, non essendo un campione, non ci guadagna nemmeno da questa cosa. Facciamo atletica in perdita, diciamo, ci spendiamo tempo e denaro, ma la facciamo perché ci tiriamo fuori sempre qualcosa. Nel mio caso, oltre a questo canale, anche un sacco di lezioni di vita. Ma quello che mi interessava era sapere se anche voi avete avuto qualche volta questi pensieri e come avete affrontato la delusione di un ritiro o di una gara mancata. Fatemi sapere, perché nelle discussioni su questi argomenti è anche qui che si costruisce un po' la nostra comunità. Ma adesso andiamo a cose un pochino più leggere. Il mio amico Joseph mi ha chiesto di salutarlo in un video e lo accontento volentieri. Ha iniziato a fare atletica da poco, su 100 metri, e credo che ancora non sia arrivato a scoprire quello che sarà tutto il suo potenziale sulla distanza. In bocca al lupo, Joseph! Per tutti gli altri l'appuntamento è al prossimo video o alla prossima gara.